E tra pochissimo Valerio Liboni ci parlerà del suo ultimo libro. Nel frattempo voglio farvi ascoltare una musichina, giusto per anticipare le nostre parole. Di un canguro che pensa all'avvenire per sentirsi più sicuro, per vivere solo di abitudini. Io canto con un po' di rabbia in più per chi fa il moralista sulla figlia del vicino, per chi si mette in lista per andare a Portofino, per chi vive solo per la musica. Canto con un po' di rabbia in più e muoviti un po', rovescia la testa, di che si può, gioca la tua tra la tua festa. Muoviti un po', ingrana la marcia, vuoi togliere o no dalle radici la tua quercia. Lascia dietro questa pattumiera, la vita è come un viaggio in mongolfiera. Per chi fa l'amore con il Kama Sutra in mano, e nonostante tutto l'undicesimo bambino, per chi guadagna già la barca svizzera, in vita c'è e poi non paga mai. Io non ho la formula, non ho la soluzione, vivo, tiro avanti, canto solo una canzone, ma chi risparmia sulla carne genica, io canto con un po' di rabbia in più. E muoviti un po', rovescia la testa, finché si può, giocala tutta la tua festa. E muoviti un po', grana la marcia, vuoi toglierla o no, dalle radici la tua quercia. Lasciati dietro questa pattumiera, la vita è come un viaggio in mongolfiera. Ed eccoci qua stasera. Liboni, ma è pomeriggio. Valerio Liboni, grazie per essere qui, grazie con me. Ivana. E qui noi, sai, io sogno, sognare si può, e quindi ho realizzato anche io il mio sogno. C'ho qua il Valerio Liboni, e niente po' di meno che viene a parlarci del, appunto, del suo ultimo libro, stasera Liboni. Sì, non vengo a parlare né di politica né di canzoni.
No, anche se un pochino di canzoni bisogna parlarne per forza. Questa infatti è un successo di Fiorella Mannoia, si chiama Muoviti un po', ed è stata fatta, scritta insieme a Avogadro e Rico Bono nell'84, sì, penso di sì, più o meno quell'anno lì. È stato un grosso successo, poi io l'ho ripresa, l'ho rimessa in alcune LP che ho fatto nel passato, non mi ricordo più neanche se c'è anche in quello nuovo, e ne ho fatte talmente tante. Talmente tante cose tu hai fatto che dice, vabbè, chissà se l'ho messa anche lì. No, sicuramente qualche disco l'ho messa in questa versione qua, infatti viene di lì. Ma ti stavo dicendo prima che a volte è stata talmente lunga e intensa questa mia carriera che mi sembra che l'abbia vissuto un altro. E allora a volte viene qualcuno e mi dice, sai, ho ascoltato quel pezzo lì, tuo, bellissimo. Io dico, quel pezzo. Non mi ricordo neanche dove l'ho scritto, cioè questo è un po' il problema. Ma fortunatamente la SIAE mi ha regalato un librone. Ah sì? Sì, dove sì, sopra? Ci sono tutte. Ecco, così non ti puoi così sbagliare. Così posso andare a vedere e stabilire se sono mie. Di chi. Ma poi, per esempio, la settimana scorsa è comparso un pezzo di che, scritto insieme a Mal, Paul Bradley, che né io né lui sappiamo di aver mai scritto, il quale ha avuto un grande successo in Norvegia. Questo sembrerebbe scoperto, ci pensa. No, però la SIAE, devo dire, col nuovo servizio informatizzato ti manda una piantina dove sono segnati in tutto il mondo dove ci sono i tuoi pezzi. È una cosa bellissima perché trovi anche, per esempio io in Finlandia ho fatto un successo anni fa, il pezzo si chiamava Anna ti prego, ho vinto premiatissima, ho vinto il Festival di Seoul in Corea, è stato tradotto in diverse lingue e non sapevo che fosse stato tradotto in finlandese, anche perché il finlandese è una lingua strana. Non posso riferire perché siamo in fascia protetta. No, cosa vuol dire? Ti voglio bene, loro dicono una cosa brutta, che sembrerebbe un'offesa. Il pezzo, posso dire il titolo di allora, tuttora, Anna ti prego è diventato Culta mun culta. In finlandese. In finlandese. E ho scoperto appunto che anche in Finlandia ascoltano o hanno ascoltato in passato alcune delle mie canzoni. Quello che mi manca. Per ora sono i paesi dell'est, sono arrivato fino alla Serbia, Montenegro, Jugoslavia, Grecia, ma non sono andato mai in Russia. Avrei dovuto andarci durante questa maledetta pandemia, ma continuano a rimandare la data e non so se mai ci andrò. Certo che ci andrai. Ma... E allora, sei andato dappertutto, vorrei mica fermarti adesso. Non dipende da me, dipende dal adesso, Covid. Aspetta, esatto, che mo tutto rientri in modo da poter ripartire, continuare ad andare da tutte le parti. Senti, voglio fare solo un attimo qualche saluto veloce. Voglio salutare Alessandra Sorcinelli che ti dice buongiorno, saluti da Cagliari e complimenti. Cagliari. Wow! A Cagliari ci sono i miei parenti a Cagliari. Ah, quindi sì, dillo che lei avvisa. No, sto scherzando. Sì, io ho un bellissimo rapporto con la Sardegna, con Cagliari. Ci sono stato moltissimo tempo, ci ho fatto un sacco di serate, sia con la Transcittà, con i Nuovi Angeli, ma con The Primitives da solo. E i miei parenti abitano al Margine Rosso. Wow. Quindi i cagliaritani sanno dov'è. E ho lasciato anche delle persone con cui molto molto bene che sono mancate. Io adoro la Sardegna, per me dopo Roma è la mia seconda patria. Quindi insomma è arrivato, è cascato fagiolo. Ma questo saluto, grazie. Ho anche presentato il mio primo libro a Cagliari molti anni fa, nel 2010 credo. Sì. Sì, perché vorrei ricordare a tutti quanti che questa non è il tuo primo libro, anche se qui noi diciamo viaggio in musica lungo 50 anni di carriera, ma tu in realtà hai scritto altri due libri. Sì, il primo si chiama Crash, il primo, e lo trovate su Amazon. Voglio spiegare cos'è Crash. Diccelo, ma io ho studiato, me lo ricordo. Dai, dimmelo. È il piatto sinistro della batteria. Sì. Essendo io un batterista, sì. Quando tu fai i passaggi, li chiudi sul crash. Cioè, esatto. E ecco quindi, perché si chiama Crash. L'hai quindi, dato che Crash raggruppa un certo numero di anni e di incontri, l'ho chiamato così. Beh, quindi è un pezzettino di te, Crash, sì, sicuramente. Sono libri, romanzi, ma sono anche...
in parte autobiografiche, perché autobiografici, scusa. Eh sì, perché comunque qualcosa di te sicuramente c'è in questo. Ah sì, sicuramente, perché sennò non so come avrei potuto scrivere quelle. E dico, ci sono anche delle cose che ho volutamente omesso. Ho omesso perché sono talmente, se, tra virgolette, impegnative, che uno potrebbe incorrere anche in qualche problema. E dice, allora aspetta, ma la casa editrice sono molto rigorosa su questo punto. Certo, certo che sì. Intanto che io non è che me lo so stampato da solo il libro. Eh no, esatto, infatti. Questo è Daniela Piazza, Daniela Piazza editore, questo qui, che è stasera Liboni, appunto. E poi però abbiamo nominato il primo, il secondo che è dedicato alla tua passione. Sì, il secondo è un cofanetto. Sì. Che si chiama Ancora Toro, io questa maglia sognavo da bambino, che racchiude un film che ho prodotto, dove ci sono tutte le canzoni del Torino dal 36 al giorno d'oggi, fatto con diversi artisti torinesi e non. Poi c'è tutti i libri del Toro, ce ne sono 16, dei quali una parte sono miei, una parte sono di altri autori, e poi c'è un libro che racconta questa passione, una favola di questo bambino che sogna di diventare portiere del Torino e non ci riuscirà. La storia nasce in paradiso, una cosa molto divertente. Non ce l'hai ancora quello, vero? No. La prossima volta che vengo ti porterò anche io questa maglia, sognavo da bambino. Mamma mia, mi fai venire i brividi, perché io immagino un pochino, mentre tu me lo racconti, no? Dici, questa storia nasce in paradiso, insomma, sì. Il sogno di un bambino. Te la racconto? No, visto che non possiamo spoilerare tutto, però. Dato che qui siamo nella casa dei sogni. Sì, questo sì. Allora quello era un sogno, bisogna raccontarlo. Basta che non spoileri tutto il libro, sennò poi. Solo l'inizio. Poi dopo a me lo racconti. Insomma, fuori onda. Ci sono gli angioletti in cielo che giocano. Uno con la squadra di Don Bosco e l'altro con la squadra di San Domenico Savio. Dai. Tu direi, ma come ti vengono? Ma come te, esatto. Alle 6 del mattino, sai. E giocano questa partita e assistono San Pietro il Padre Eterno a questa partita, e Don Bosco fa anche l'arbitro, e a un certo punto il gioco in porta, a un certo punto si sente un gran tramestio ai cancelli del cielo, e tutti si fermano e aspettano, che succede? E vedono arrivare il Torino di Superga. Wow. No? Allora. E Don Bosco dice: vedi quella squadra che Padre Eterno vedeva giocare sempre a Torino, da quella nuvola guardava sotto, vedeva giocare questi giocatori, non c'è più. Lui si è distratto un attimo e l'aereo è caduto. E questi arrivano come io me lo immagino, no? Perché io fino a poco tempo fa ho abitato sotto Superga e tutte le mattine li salutavo. Ho una grande passione io per il Toro, un grande amore, devo dire, proprio per quello che riguarda la maglia. Dopodiché cosa succede? Passano tutti, l'ultimo è Valerio Pacicalupo, il portiere del Torino, il quale mi passa vicino e mi fa una carezza. In quel momento lì io decido che voglio tornare sulla terra, voglio nascere e voglio diventare il portiere del Torino. E vado alla Carpeta, che sarebbe la portineria del Paradiso, e all'interno della Carpeta ci sono le sante. Santa Maria Goretti, che è quella che mi piace di meno, poi c'è Santa Caterina da Siena. E vado lì e loro hanno dei monitor. Sai che in paradiso non c'è il tempo. No. Lo diceva anche Albert Einstein, che sì, il tempo non esiste. Il tempo non esiste. E gli dico, sentite, cercatemi due tifosi del Toro giovanissimi, perché io voglio nascere. E loro dopo un po' mi chiamano, dicono, vedi quei due lì? E ci sono i miei genitori che vanno qui vicino, alla Fossata, che è una via qui dietro, vicino a questo quartiere, e che adesso è tutta piena di casa, allora c'erano solo prati verdi, mi raccontano. E nel momento stesso in cui loro fanno l'amore, si stacca una stella dal cielo, sono io e dentro di loro. E così nasce la mia passione per il Toro, fin quando a 13 anni andrò a fare il provino e non mi prendono. E vabbè, da lì in poi, ma insomma mi hai fatto venire i brividi, Valerio, immagino che anche tutti gli altri saranno rimasti, non me l'aspettavo, nel senso, raccontato con questo tono, con questa voce, come dicevamo, così calda, ma poi comunque, insomma, la storia del grande Torino è stato questo dramma, comunque colpisce anche chi del Torino non è,
cioè nel senso, sì, perché lì è proprio ancora, sì, sì. Sì, è, lì è proprio un, infatti, stato un dramma enorme, no? una squadra intera è che... una squadra che amano in tutta l'Italia, sì, esatto. Non c'è, per esempio, tu sai, la Juventus magari hanno delle sacche di gente che non ama molto la squadra lì a righe, sì. E invece il Torino è amato da tutti. Beh, sì, 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 poi devo dire, poi, io ho tanti amici del Toro che hanno proprio una grande passione, proprio oltre, come posso dire, proprio tanto, oltre ogni limite, e non poi, so come questa dire. Passione è culminata nel fatto che ho scritto ancora Toro, che ha 2,5 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, che è il secondo migliorino d'Europa. Non l'ho stabilito io, ma l'ha stabilito un giornale di tifosi, sì. Quindi, essendo un tifoso e aver ottenuto un successo così grande con un inno alla tua squadra del cuore, voglio dire, questo è un altro sogno realizzato. Quando vado allo stadio il cuore palpita. E immagino, posso solo immaginare. Però adesso veniamo a parlare dell'ultimo, che poverino lo stiamo trascurando. È appena nato e lo stiamo trascurando. Parliamo di 50 anni di carriera. Sì, però. E dentro però c'è un po' di. C'è veramente tanto di te, no? Sì. Il libro parte dalla storia delle mie due famiglie. Sì. Che vengono a Torino praticamente negli anni 30, no? Intorno agli anni 30, dopo la prima guerra mondiale, vengono a Torino in cerca di lavoro i Liboni e in cerca di tranquillità invece mia bisnonna. Emilia Scolare, nata la Florida, celebre diva del cinema muto, che scappa dalle persecuzioni, era istriana di Trieste. Anche lì, quando sono andato a Trieste a fare questo spettacolo per i ciechi, che non mi ha visto nessuno, perché erano tutti ciechi, però ascoltavano. Certo. Io ho provato una strana sensazione mentre ero lì, cioè c'era qualcosa, era la seconda volta in vita mia che ci andavo, però la prima volta ero molto giovane. Comunque, fatto sta, queste due famiglie, i Liboni arrivano da una famiglia di circensi, sì. Avevano un piccolo circo e arriva una bomba, gli distrugge il circo, quindi sono costretti a tornare indietro, ma non per la guerra, per dei moti. Loro venivano da Ferrara, quindi dalla pianura, e certo, padana, rossa, eccetera, sì. Vengono a Torino e vengono alla barriera di Milano, che era la zona in cui tutta l'immigrazione che veniva dal nord-est arrivava qui. E poi, sì, perché anni fa, esatto, c'erano i ghetti in qualche modo, come posso dire, no? Le zone anche di diverse, dove i vari emigrati delle varie zone, delle varie regioni d'Italia si raggruppavano. Ma sopra le loro montagne di Milano è sempre stato un crogiuolo di questo tipo, perché prima sono arrivati i veneti, i emiliani, tutti quelli della parte dove la Grande Guerra ha fatto più casino. Sì. Che abbiamo usato un termine che usano tutti. E poi dopo ci sono stati questi, quelli del sud, negli anni 60. Esatto, e quelli del sud, sì, anche Barriera di Milano, ma molto anche nella zona, per esempio, questa. Lucento, sì, sì. Madonna di Campagna. Questa comunque era la zona. Qui, esatto, bene o male. Perché sì. C'era anche la Fiat, c'era la grande motore. Difatti io sono nato proprio in Corso Vercelli, di fronte a... Opla. Vedi? Chi è che ci pensa così tanto? Anzi, Ale, ho fatto danni, ho fatto cadere Valerio. Anche il caffè hai fatto cadere prima. Ho fatto cadere anche il caffè. Oggi ci sono gli angioletti dispettosi, mi fanno un po' di... E quindi praticamente mio padre e mia madre si incontrano in Corso Novara, che è qui vicino, e giovanissimi. Hanno 17 anni entrambi e nasce, cioè, viene fuori da questo primo amore della loro vita, sono nato io. E quindi poi... Che bella soddisfazione però, no? La storia si dipana. Si dipana, quindi ci sono gli incontri, tutte le cose che non c'erano nell'altro libro, ci sono in questo. È certo che sì. Senti, tu, come hai accennato, tu sei figlio d'arte, no? Quindi diciamo che in qualche modo, perché comunque tuo papà è stato un grandissimo attore, era la spalla di Erminio Macario. L'ultima spalla di Erminio Macario, ma poi comunque un grande attore, eccetera, e più
la tua nonna era una cantante. No, mia nonna era quella che viene chiamata una divetta. Una divetta. Del Café Chantant. Del Café Chantant. Che girò attraverso il suo lavoro tutto il mondo. Io ho ancora qualche cimelio, qualche assegno di qualche banca cinese, qualche banca uruguayana, qualcosa ho regalato anche a mia figlia. E lei si fermò a Torino, era una di queste pazzesche con la Bugatti, aveva l'autista, perché qui c'era la Fert, che è stata la prima casa cinematografica torinese. Pensa. E quindi lei era una diva del cinema muto, diventò. Passò dal Café Chantant, dalla divetta, al... era una donna bellissima, molto affascinante, altissima, 1,85, più alta di me. Quindi, insomma... Me la ricordo, io l'ho vista. Te la ricordi ancora? Sì, 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 me la ricordo, ero bambino, ma me la ricordo molto bene. Alta, con questi capelli rossi, questo modo di fare, altezzoso, imponente. Ne parli con rispetto, ma con tanta dolcezza. È bello comunque notare, no, alcune emozioni che ci portiamo dietro, poi, no? Io devo molto alla vita, perché sono ancora qua che parlo con te oggi, e quindi la ringrazio, perché ho passato anche dei momenti difficili di salute, ne sono uscito e quindi vado ancora avanti a scrivere, a produrre, a realizzare. Certo, tu che hai fatto tante cose, perché adesso voglio dire, qui dentro tu ci hai messo 50 anni di carriera, una sì, parte, non tutta, sì. Non tutta, perché come dicevamo di cose ne hai fatte proprio tante, e le più svariate, cioè nel senso, come dicevamo, dal musicista, sì, io sono dal batterista, come batterista, esatto, dal batterista, poi insomma hai fatto l'autore, carriera insieme con i Nuovi Angeli, quindi insomma poi hai fatto l'autore. Beh, poi hai fatto altri però, gruppi. Il mio primo successo è stato Popcorn, quindi io devo tutto alla Strana Società, quindi ecco, rimani sei partito da lì in realtà. Sì, i Nuovi Angeli sono stati un periodo, ma il mio gruppo di riferimento storico, quello che adoro, è la Strana Società. Quindi ecco, nel tuo cuore un posto grande e speciale ce l'ha la Strana Società. Beh, certo, è normale, guarda, no? Mi ha fatto cambiare la vita. Eh beh, scusate se poco. Poi sei autore, quindi insomma questo fatto di poter creare, no? Musica, creare testi, creare ancora musica, scrivere libri, perché comunque anche quello è un dono, non tutti sono adesso in grado. Adesso faccio pure un film. Ma va. Sì. E allora? Sì. Pure un film? A novembre, sì. Vabbè, allora io, non ti fermi mai. Io Ronnie Jones, ma mi hanno chiamato, io non ci pensavo minimamente. Io Ronnie Jones, Mal e Marco Ferradini dovremmo fare una giuria di cantanti anziane. Una giuria? Di cantanti non più giovani, e noi siamo i loro giurati praticamente. Io ho prodotto 7 album di Mal. Sì, infatti, voglio dire... Ma poi veramente tu, ecco, anche produttore sei, non solo appunto autore, e quindi ti sei potuto esprimere creativamente in tanti ambiti. E ho ascoltato tutte le storie di questi artisti che ho prodotto. Sono storie a volte tristi, a volte entusiasmanti, soprattutto di quelli degli anni 60, che alcuni accettano il passare del tempo, altri non tanto. Comunque uno dei più incredibili che ho conosciuto è Little Tony. Perché dici così? Perché cioè in che modo ti ha colpito? Perché era un gran signore, oltre a un grande artista, proprio quello che veniva definito una star nel modo di vivere, anche perché vedi, una star, o come diceva mio padre, una vedette, lo è sempre nella vita, non sì, solo sul palcoscenico. Certo, dentro e fuori dal palco, esatto, certo. Nel suo modo di comportarsi, di agire, di trattare con le persone, di aprirsi alle emozioni. Cioè il presuntuoso non dura tanto, perché poi vuol dire che non ha niente da dire e niente da dare. Little Tony era un uomo incredibile, e quando è morto per me ha lasciato, era un buco enorme. Posso solo immaginare, anche perché tu appunto li hai proprio conosciuti, cioè li hai vissuti in prima persona, no? Sì, la prima cosa che mi fece vedere fu la sua collezione di auto.
ed era incredibile. E lui abitava a Roma, vicino all'ippodromo delle Capannelle, in questa tenuta pazzesca con la piscina a forma di cuore, ed sì, entravi, c'era scritto Elvis Boulevard, attraversavi queste siepi, arrivavi su spiazzo, questo casale che era stato dei principi Torlonia, e lui aveva questa domestica cameriera, Caterina, un signore Giuseppe che si occupava delle macchine, il quale ogni mattina le tirava fuori tutte. E c'erano queste quattro Ferrari, la Cadillac di Elvis, tante altre cose. Pensa che bel lavoro questo signore che la mattina, certo una grande responsabilità, però che la mattina tirava fuori tutte queste belle auto. E le lucidava e tutte. E le lucidava tutte. Ecco. Perché per Little Tony aveva una grande passione soprattutto per le Ferrari. Infatti aveva due Ferrari California replica, testa rossa, un'altra berlina. Vedi, tu sai tante cose, per carità, alcune cose si possono leggere, per l'amor di Dio, ma mi piace poter condividere con voi, adesso salutiamo anche un po' di persone, questa tua anche malinconia per certi versi, ma anche secondo me questo grande privilegio, no? Il fatto di aver avuto a che fare con tanti personaggi, e come hai detto prima, si capisce che li hai veramente voluti conoscere, ma non solo per ascoltare, hai proprio trattenuto un po', cioè trattenuto ciò che loro ti hanno detto, perché da come ne parli, da come parli di lui, ma immagino quindi a questo punto di tutti gli altri, dipende, non sono così buono, ce ne sono alcuni di cui non voglio fare il nome, che sono anche veramente delle persone che non meritano il successo che hanno. Può capitare, può capitare, è vero anche questo. No, però voglio dire, evidentemente tu però li hai ascoltati, li hai conosciuti per poter avere, no, questa, sì, conoscenza, sì, a volte questo anche, fatto. A volte, senza voler fare della stupida retorica, anche aiutati, senza essere poi contraccambiati in alcun modo, mentre invece, per esempio, Tony era un uomo di una generosità infinita. Io ho viaggiato quasi 20 anni in sub. Io avevo un sogno, vedi? Eccolo, dimmi, questo mi piace. Io ho sempre amato le belle macchine, è la mia passione, e infatti molti dei miei denari sono finiti lì. Ad un certo punto lui venne a Torino, perché a Torino c'era la Saab, la Seed Auto in corso, sì, vicino alla Falchiera. Lui venne a Torino con un amico, che adesso è in Grecia, Gigi Sciarrota, mi chiese di accompagnarlo a ritirare questo Saab 909 berlina che gli davano in uso per pubblicità. E io lo accompagnai, avevo un Volvo, io stesso avevo. Ma in cuor mio ero anche curioso, perché c'era una macchina che mi piaceva molto, che era mio, ed era il Saab Cabriolet, che avevo visto in un film. E dici, la voglio. Con Richard Gere e Valerie Kaprinsky, che si chiamava Fino all'ultimo respiro, che poi io loro due li ho conosciuti a New York, a Greenwich Village, tutti e due al tavolo, al ristorante. Quindi ti sei tolto anche un altro pezzo di sogno, perché li hai visti sulla macchina dei tuoi sogni e poi li hai anche conosciuti. Sì, sì, insieme a Mai Buongiorno. E praticamente, cosa succede? Che andiamo lì e Tony mi presenta, dice, questo è Mario Limone, il mio produttore, non viaggio. Si ricorda, una felicità, non è la solita storia. Questo il direttore mi guarda e dice, lei, tono burbero, con che macchina è venuto qui? Io, un Volvo che usiamo per i Nuovi Angeli, per fare le serate, perché essendo station wagon, possiamo mettere su tutto. Le chitarre, certo, le valigie. E lui così mi dice, ma lei viene qua nel tempio della Saab con un Volvo? E allora? Non gli piacerebbe avere una Saab? E Tony mi dice, ma vuole? E certo che sì. Stiamo a vedere che macchina te danno. Mentre l'altro era andato di là a parlare con il suo direttore. Torre mi ce n'abbiamo una. Guardi un po' lì. Io guardo nel cortile Saab Cabriolet rosso. Dai. Con un tetto di panna bianca, l'interno di pelle bianca, tutta radica. Una macchina allora da 80 milioni. Ma. E dice, la vuole. E io mi sono sentito svenire, come la vuole. Guarda, venga qui domani insieme a Tony. Facciamo due foto e gliela lasciamo in uso 6 mesi. Se poi le piace la compra, se no ce la ridà.
sono andato avanti 18 anni. Ogni 6 mesi me ne davano un'altra, io ne ho fatte vendere 37 comunque. Cioè tutta la musica leggera dei miei amici avevano tutti la casa e si chiedevano come diavolo fa questo, perché gliene davano al 50% di sconto. Che meraviglia però, no? Quello è stato un sogno. Quello è stato un sogno, ma io guarda, vorrei solo immaginare la tua faccia davvero quando te la vuole quella lì. Ah, certo proprio, che sì, proprio quella. Ce l'avevano perché avevano fatto delle foto, pensa, per il Deplian. Quindi era, aveva 6 km sopra. Sì, avevano tirata giù dalla bisarca. Per darla proprio a te. Io pagavo solo la benzina. C'è una meraviglia, avevo... fantastico. Infatti se tu vai su internet... E adesso poi ci vado, sì. C'è un video di un pezzo che si chiama Amore delle distanze, girato all'Elba, tra l'altro, e c'è quella macchina lì. Fantastico. Quindi io quello che racconto è vero, non è una... E certo, ma poi d'altra parte voglio dire... è un sogno quello che tu stai raccontando. Io posso solo immaginare, cioè, l'emozione che prova una persona quando ti dicono, ti offrono proprio ciò che tu magari stavi sognando da tempo. Mi piace, a noi ci piace, e tac, te lo offrono su un piatto d'argento. Incredibile. Non è successo spessissimo, ma anche in altri casi. E qualche volta è, dai, successo, sì, è successo. Con grande piacere, meno male. Sì, sì. Meno male che i sogni si avverano. Io dico sempre che può capitare. Senti, voglio salutare un po' di persone. Voglio salutare Danilo Tacchino, Mauro Boretto. Voglio salutare Carmelo Scirpoli, ciao. Bruno Giovetti, Remo Spanò, la mia signorina Ciccio, anche lei una scrittrice, e mi stanno scappa Francesco Murlo, ciao, e tutte le persone che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno, perché io sono veramente rapita da quello che tu stai dicendo, e questi sono solo dei piccoli ritagli di vita, no? E figurati cosa troviamo qui dentro. Beh, sì, sì. Cioè, nel senso, no? Tra l'altro quel libro lì è distribuito da Amazon, sì. Sì. Ma anche da altri motori dove possono trovarlo, oltre che in libreria, in tutte le librerie italiane. Quindi è anche facile da reperire. Sì, facile. Soprattutto molti miei amici lo hanno comprato su Amazon. Sì, diciamo che... Perché in 24 ore ce l'hanno. Perché ce l'hanno subito. E però se la curiosità è tanta. Esatto, però... Pensa che si trova anche l'altro, ancora, a distanza di 10-12 anni. Perché evidentemente c'è ancora la curiosità di scoprire che cosa ci hai nascosto dentro, no? È bellissima questa cosa. Ciao Henry. A tutti gli uomini ti scrivono. Io sono geloso. Ma come sei geloso? Alessandra è la prima che ti ha mandato i saluti tutti da Cali. Scrivono tutti a te. La signorina Ciccio è una donna. La signora Cicciona, perché è grassa. No, signorina Ciccio. Poi no. Daniela Di Mario dall'Umbria. Ecco. Dalle Insomma, Marche non c'è nessuno. Dalle Marche non lo so, non l'hanno scritto se sono delle Marche oppure no. Diteci se siete delle Marche. Noi abbiamo appena fatto l'inno. Hai fatto l'inno delle Marche. A proposito, sì, delle Marche, mi stavi dicendo effettivamente. Sì, si chiama I Fiori delle Marche. I Fiori delle Marche, bello. Sì, adesso faremo anche il video. Ed è l'inno di proprio della regione? Sì, 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 di questa iniziativa che hanno per i loro fiori, di fare dei profumi, delle essenze. Quindi anche è la Midor, una ditta che c'è lì, che promuove tutto questo. Benissimo. Abbiamo finito? Non abbiamo. In realtà come tempo avremmo finito, ma io, cioè, del libro non abbiamo ancora quasi parlato. È vero che parlando di te in qualche modo un pochino parliamo del libro. Certo, sì, sì. Esatto. Però senti, io voglio chiederti ancora qualcosa, un'altra cosa, almeno... Un'altra curiosità, qualcosa di qualche aneddoto, qualcosa che magari così secondo te che ti ha colpito, no, nella tua vita, che so che ti sto facendo una domanda allucinante perché me l'hai spiegato già prima che di cose realmente ne hai fatte tante emozionanti, eccetera, però un altro sogno, per esempio, che magari hai realizzato. Una delle cose di cui parlo in questo libro è questo incontro che faccio a un certo punto della mia carriera. Io vengo nominato direttore artistico di un tour operator che si chiamava Quick, che aveva sede a Torino ed era uno scrigno all'interno della Going, che era un grosso tour operator.
Quindi lavoro con questo direttore, amico mio, simpaticissimo, il quale in un certo senso mi sconvolge la vita, perché questo arrivava a casa mia il giovedì e diceva: dai, metti qualcosa nella borsa che dobbiamo partire per l'Havana. Poi arrivavamo alla Malpensa, no? Iberia, Grand Class, e alla sera, avevamo cena al Malecorno. Quindi c'è cose che non ne racconto neanche, non ci crede nessuno, ma è vero, no? E, però la prima volta che ci vado, nel 95, ci vado perché lavorando per loro, avevo fatto Zimbabwe, Botswana, le cascate Vittoria, Kathmandu, l'India, la Tunisia e molte, molte di queste cose. Tante. E loro mi dicono: dov'è che vorresti andare un po' a prenderti una settimana di vacanza? E io vado, scelgo Cuba. Nel 95 Cuba, ti puoi immaginare. Insomma. Un po' come è come messa adesso, il mio cuore piange, perché io mi sento molto vicino a Cuba, ai cubani, adoro Cuba, ho una casa a La Habana, mio figlio è nato lì, quindi figura di te, adoro Cuba. Certo. Praticamente ci andai e mi scontrai con una realtà che non immaginavo mai più, ma mi sono innamorato di questo e ho cominciato ad andarci, no, per lavoro chiaramente, e ogni 4-5 mesi andavo a fare questo viaggio e portavo gli artisti, ci ho portato Chiambretti, ci ho portato Valerio Merola, ci ho portato Mal, ci ho portato Giovanotti, tanta gente, che o lì o a Santo Domingo dove la Goya aveva dei villaggi. Poi un bel giorno, grazie appunto a uno di questi artisti, conosco questo personaggio incredibile che è Lucia Altieri, che è diventata una mia sorella praticamente ad, così, questa donna che andò a Cuba nel 75, fece una serata e il leader massimo, al leader massimo piacque talmente che decise di farla rimanere lì. Gli prese una suite a La Habana Libre, che è l'albergo della Revolución. Sei mai stata a Cuba? No. Decise di andare. Non ho avuto ancora questo privilegio. E quindi con lei ho fatto delle cose molto belle, abbiamo portato la mostra di Leonardo, per cui mi hanno dato anche un'onorificenza, 80 macchine di Leonardo da Vinci, al Salon Blanco, abbiamo fatto tante belle cose. La settimana della cultura, abbiamo portato la Ricciarelli, stavo portando anche Fiorella, ma c'è stato un problema di aerei, di cose, insomma, ho vissuto molto bene questa realtà e sono anche sposato alla Habana. Quindi ti è rimasta nel cuore. Eh sì, infatti non vedo l'ora che riaprano per poterci tornare, sì, perché il mio sogno sarebbe quello di finire lì o a Roma, perché a Roma c'è mia figlia che vive in un posto fantastico, e a Roma e a La Habana perché mi vedo in riva al mare, a Santa Maria del Mar, con una bella cervesita e a scrivere i miei libri. Guarda, io ti auguro con tutto il cuore che tu possa goderti entrambe le situazioni, un po' da una parte, un po' dall'altra, perché tempo ce n'è. E secondo me hai tante cose ancora da dire, perché ce ne sono un'infinità. Volevo fare solo una precisazione, dato che qualcuno ha pensato bene sui social un essere, un ex amico mio di Riccardo, devo dire la verità. Uno pseudo giornalista da strapazzo, ha avuto modo di criticare il mio manifesto elettorale, che ripeto non ho fatto io ma ha fatto il partito, dove io scrivo: io questa città sognavo da bambino, che è la frase di inizio del mio libro. E questo dice: ma perché hai sfrutto questo, qui sfrutta il toro, io non sfrutto nessuno. Mi hanno offerto di candidarmi in Forza Italia per queste elezioni comunali, ma semplicemente perché io voglio aiutare i musicisti di Torino che sono 2 anni che non lavorano, tutto qua. Lo so, questo non momento. Non ho nessuna ambizione politica, non voglio diventare senatore, non frega niente. Era solo un modo di fare, di aiutare la cultura, questo è. Come ho fatto in altri paesi, tipo Cuba, ma non solo, anche in Grecia, è solo per quello. Guarda, io ti auguro che tu possa veramente continuare a sognare e continuare a realizzarli i tuoi sogni, perché questo è un privilegio. Però probabilmente io ho un pensiero che chi riesce a realizzare i sogni è perché comunque ci crede profondamente, perché se no, se tu sogni però non sei tanto convinto,
non è così semplice, come dire, realizzarli davvero. E quindi io mi auguro, visto che tu sicuramente ci credi, che tu possa realizzarne ancora tanti, i tuoi e anche quelli magari grazie. Delle persone che... Io ti auguro un grande successo con la tua radio, che è veramente speciale. Grazie. Tu sei speciale. Grazie davvero. Hai un sorriso coinvolgente, metti a suo agio i tuoi ospiti e vedrai che questa fortuna, la realizzatrice dei sogni. Sì, mi piacerebbe, esatto, realizzare quelli degli altri, chissà, qualcuno mio anche, certo, perché no. Avrai qualcuno tuo. Come no, altro allora. Che. E quindi vabbè, dai, poi ci ritroveremo magari fra un po' di tempo e ci diciamo quali sogni abbiamo realizzato e quali ancora sono in cantiere. Va bene, ok. Io ti ringrazio tantissimo, veramente tanto per il tuo tempo. Voglio ricordare, eccolo qua, il... libro L'ultimo nato di Valerio Liboni, appunto, stasera Liboni, edito da Daniela Piazza Editore, viaggio in musica lungo 50 anni di carriera a cura di Alberto Borgatta. Questo perché va detto, no? Così diciamo tutto, se no facciamo magari torto a qualcuno che si è impegnato e che ha voluto insieme con te assolutamente raccontare. Se non ci fosse Alberto non avrei potuto fare tutto questo. Io ringrazio tutti, mi raccomando, sognare si può, e adesso ce lo dice anche Valerio, il che, voglio dire, per me è motivo d'orgoglio, anche perché lui di sogni ne ha realizzati un bel po'. Certo. Alla prossima. Sognare si può. E non è, peccato. Grazie Valerio, ciao. Alla prossima. Mi alma se le...
d'emozione.